Marco, cosa ne pensi di Salt Bae? A me è sempre sembrato un clown da quattro soldi, ma tutti lo osannano. Senti una cosa, Blatt, ascoltami molto bene. Sono veramente sull'orlo di fare un mad react contro quel figlio di p***a, perché fin dal primo secondo non ho sopportato niente di lui. Ma sai che cosa vuol dire niente? Ti faccio presente il mio niente. È tutto. Parla, mi dà fastidio. Come muove gli occhi mi dà fastidio perché a volte è senza occhiali e sembra uno sciocco. Come si muove? Scopati la carne. Scopati la carne. Vuoi scoparti la carne? O vuoi che arrivano? Perché se tu guardi i tag dei suoi ristoranti, ci sono le mignottone che vanno là, si comprano le patatine con la carne, poi vanno fuori nel balcone e si fanno le foto così. Sei a mangiare! Non i cazzi! La cazzo di carne! A mangiare! Ma che cazzo fai? Ma questo ci sono posti e posti! È un ristorante! È un ristorante! E quello taglia la carne così. Ma che cazzo fai? Ma che fai? Ma poi costa tantissimo! Ma poi? Anche adesso. Sì! No, andate a guardare, non sto esagerando. Ma nel tavolo e fa così, fai schifo. Ma poi è basso! È basso! E non voglio dire niente ai bassi. Se non che io sono più alto di voi, quindi su cara stronzi. Ma voglio dire qualcosa ai bassi che fanno finta di scoparsi i pezzi di carne. Non fatelo, perché sembrate una copia maleodorante dei film porno su Biancaneve e i nani. Sembrate un nani che fate quella cosa là. Fate. Cioè, schifo! Sto per cucirmi la bocca. No, mai, mai, mai nella mia vita. Fate schifo! Non scopatevi la carne! Si mangia quella. Salt bus. Ora, ora, ora. Bro. Sto tizio taglia la carne! Sto tizio taglia la carne! Che cazzo ci fai in una fabbrica? È un nano. Ha creato una palestra? E che cazzo abbiamo detto ieri? Che cazzo abbiamo detto ieri, ragazzi? Di che cazzo parlavamo ieri? Tutti quelli che amano le palestre con sopra la carta stagnola. Quelli che amano le palestre col massimo 5 di capienza. Sei un faccia di cazzo. Allora, nonostante abbia il fisico disegnato palesemente dagli artisti Marvel, io sono sicuro, ragazzi, io sono sicuro che se becco un bassino col colpo scolpito e combattiamo fino alla morte, stravinco io. Stravinco, ma non che c'è un combattimento. Non che c'è un combattimento, ma tipo in 2 minuti, sottomesso, è morto. Sicuro. Sicuro. Anche perché io, cioè, combatto, non me ne frega niente. Se mi tieni così, se mi fai la presa così, io inizio a mordere, ti sputo in faccia, mi cago addosso sulla merda, te la ficco in bocca, mi strappo i vestiti, divento nudo, no? Divento veramente una scimmia, una scimmia.
Perché solo le scimmie servono a combattere le scimmie! Non ci si fa così il bagno! Ma che cazzo fai, l'uva? Che bel torso. Ah, il boxer con i dollari, ragazzi! Ma è solo lui! È solo lui che fa questa cosa! È solo lui che fa questo! Che sorriso da personaggio secondario di Breaking Bad, ti odio! Perfino gli animali hanno repulsione! Gli sta facendo vedere il Rolex a un gattino, ragazzi! Un Rolex al gattino! Ma ve lo immaginate? Ma quando avevi 3 anni pensavi un giorno sentirò un cicciolo dire il Rolex al gattino su Twitch? No, è strano come mondo, stiamo arrivando in una stranissima dimensione. Io prego, cioè Satana, aiutami, perché è sicuro che un giorno succederà che lui fa così, gli vuole il coltello, la prima cosa che succede è che muore ovviamente, perché gli si ficca qua, gli trancia il cervello, poi il coltello vola via, rompe lo scaldabagno dove sta, esplode tutto. They didn't believe in us. No. Ma che cazzo è? 5 euro? Ma sei un fottuto idiota! Sta roba qua, ragazzi, criticata da tutti quanti. Questo è un filetto con la pellicola d'oro, commestibile. Lo fa pagare migliaia di dollari. Aggiunge zero sapore e le pellicole d'oro, che si chiamano Gold Leaf, costano pochissimo. Anche su Amazon le trovate. Proprio le stesse. È solamente rompicoglioni metterle. Ma che cazzo ha messo l'intestino crasso di sua madre? Ma che schifo, ma che vuol dire? Ma poi era cucinato alla perfezione, lo mette e diventa una merda. Ecco, tena di maiale, caldissimo. Non vale un porno. E rompiamo il cazzo ai fioristi. Fioristi. Limonaci. Cosa fanno? Ma che cazzo vuol dire quello che hanno fatto? Guarda come ha fatto il culo. I love buying fruit of street vendors. Cioè, la gente ora pensa che nei suoi ristoranti comprano la frutta dai venditori ambulanti, perché sono freschi.
fisico perfetto, maledizione, non è giusto. Non toccare il cibo! Vabbè, schifiamo tutto. Che figlio di puttana, guarda che schifo. Ma che cazzo fai? Nel mio ristorante facciamo così. Sto dicendo, ma chi è? Ma è un mangiamorte, è tipo quello là. È il mangiamorte russo questo qua, no? È lui? Possa caderti il soffitto mentre dormi a pancia in su, pezzo di merda! Non schiacciarlo! Me lo scoprirei però, ma pure io, è un bellissimo uomo, e il fatto è che non deve atteggiarsi. I bellissimi uomini non devono atteggiarsi come se fossero bellissimi uomini, solo perché lo sono. Ma che fai? Sì, sì. Morto? E ovviamente. Curulea ha donato 2 euro. Ciao Marco, odi di più Salt Bay o Roberto Manini? Roberto Manini. Faccia di merda! Tutta fuori, non è entrato neanche un granello dentro. Non ci vuole un mattone d'oro per aprire la bottiglia con l'occhio, disse Marco in streaming su Twitch. Così non vale. Che vuol dire? Certo che vale. Marco, devo continuare a bannare chi scrive ban, perché io lo sto facendo. No, sospendere e basta. Non scrivete ban a ogni cazzo di cosa, ragazzi, questa è la regola. Che desolazione, veramente invidia quella che sento, non è nient'altro, ragazzi. Cioè, veramente ora c'è da fare i sinceri, è invidia, perché sono sempre. Ogni volta dico ora faccio solamente foto nudo su Instagram. Però è facilissimo fare i like con quelle. E lui lo so che meglio Salt Bay o Mario? Mario. E lui lo so che si è impegnato, anche perché la palestra raggiunge un livello, c'è grande impegno. Però è come se non valesse un cazzo appena apre bocca. Se fai palestra e diventi bello e hai una grande attività di carne che fai costare tantissimo e tratti male i tuoi dipendenti, perché so che succede questo, non dire cappuccino, non lo fare, non dire cappuccino in quel modo, perché i tuoi video sono montati peggio dei suoi rosichi. Non mi fa niente questa frase, è solo una bugia, non mi fa nulla. C'è un turista preso fuoco.
merda. Test Nakova injuries was rather serious, while Ajik also suffered a minor injuries to his face and body. Ajik told the newspaper that happened last night. We went to a hospital right after the incident. I have some burns, but my girlfriend Cristina Trescanova is much worse than me. Merda. Preferireste che Salt Bae la vostra fida? O che un dipendente Salt Bae dia fuoco alla faccia della vostra fida? Ovviamente sono tutte entrambe, eh. Fuoco? Non ho la fida, ciao. In una situazione ipotetica, tanto non succederà mai che ti bruciano la ragazza. Tutti fuoco. La tre entrambe. Ma la fida è immaginaria? Sì, sì, sì. Cioè, se esistesse. Merda, ma gli ha spaccato il culo. Tanto ne trovo una nuova. Dici che ti lascia dopo che viene... È l'invidia che parla. No, assolutamente. Ti vedo dimagrito, Marco. I don't know. No, non sto facendo niente per dimagrire ora come ora. Non sono abbastanza uomo, quindi la prima. Bellissimo. Bellissima risposta. Dai, Marco, scary time. Guardiamoci i delitti e poi giochiamo.